Il TG di Senigallia Notizie, benvenuti, buon inizio di settimana, lunedì 5 dicembre. Avviso di criticità idrogeologica, le precipitazioni sono diffuse fino a rovescio sul senigalliese. Allerta per condizioni meteo avverse per tutta la giornata di martedì 6 dicembre. Fuga dal comune, inizia a traballare il sistema dell'amministrazione Olivetti, Pagani e Bonprezzi, dimissioni responsabile area lavori pubblici e punta dell'iceberg di un diffuso malessere che si sta diffondendo. Diritti al futuro, ma esiste per Senigallia un progetto comunale di albergature? Perché assessorato ad ambiente si convinca che tuteli alberi e sicurezza non basta l'incontro rassicurante con un bravo esperto. Salta Martini rassicura il comitato, l'ospedale di Senigallia, riqualificato per l'inizio del 2023. Incontro con l'assessore regionale alla sanità per esporre richieste e proposte sulla situazione attuale e futura del nosocomio. Il Gran Natale di Corinaldo è pronto al via sul nostro sito, il programma settimanale fino a domenica 11 dicembre. Un Natale magico anche a Senigallia con il presepe del pane della San Vincenzo De Paoli, inaugurazione martedì mattina 6 nella sede di Senigallia, offerta a merende e bambini durante l'orario di apertura. Uliassi Gala Dinner, raccolti 15.000 euro per cure e assistenza di malattie neuromuscolari. Solidarietà a Tre Stelle, grande successo del Charity Event a favore della Fondazione Paladini. Lo sport, Pallacanestro Senigallia battuta a Ozzano 84-70 dopo un overtime a senso unico. Questo governo, come mi è capitato già di dire in altre occasioni, crede fortemente nella collaborazione tra Stato, Regioni, Province Autonome, enti locali. Vogliamo investire fortemente nella sinergia tra tutti i livelli nei quali si articola la nostra Repubblica. Credo che in questo tempo nessuno di noi possa pensare di affrontare da solo le enormi sfide che abbiamo di fronte. Valorizzare la ricchezza dei territori e condividere la piattaforma per il nuovo regionalismo sono i temi posti al centro del primo Festival delle Regioni in corso di svolgimento a Milano. Le Marche sono state chiamate a coordinare il tavolo tematico di lavoro numero 4 del Festival, dedicato al territorio e alle politiche ambientali. Oggi naturalmente è una giornata importante perché è la prima volta che le regioni danno vita ad una loro grande festa, una festa che dà il senso del significato di questa istituzione che sono le regioni, che in Italia ha dato prova di grande capacità di cambiamento. Le regioni sono state un po' ovunque una delle ragioni della crescita di questo paese. Naturalmente in questo momento si discute se le regioni debbano avere più poteri oppure no. Noi siamo dell'idea che non c'è nulla di male se si decide che tutte le regioni italiane debbano e possano avere maggiori poteri. Ne parleremo anche domani col Presidente della Repubblica, che è il garante dell'unità d'Italia e che quindi deve, assieme al Parlamento, che sono le due istituzioni a tutela principale della Costituzione, si deve decidere come questa grande storia deve andare avanti. Non è scontato un tema così delicato come il diritto alla salute dei cittadini, trovare l'unanimità del voto tra tutte le regioni d'Italia che tante volte hanno interessi che non collimano, è la grande capacità dei presidenti di regione che abbiamo visto durante la pandemia, l'abbiamo visto anche in questo riparto estremamente difficile ma che ha trovato un risultato positivo. Fondamentalmente noi abbiamo avuto un periodo brutto con il Covid dove ci siamo visti molto spesso da remoto, in modalità di videoconferenza. Oggi ci rivediamo insieme e è una giornata anche che prelude a un obiettivo importante, quello dell'istituzionalizzazione della conferenza e di un rapporto tra Stato e Regioni che credo dopo tanti anni era ora che arrivasse a questo obiettivo, anche perché il contributo che possono dare le regioni a livello istituzionale è un contributo determinante per le sfide della competitività, della gestione del territorio, per le sfide della sanità, che sono tutti obiettivi che oggi rappresentano traguardi fondamentali per il nostro Paese. Questa può essere la legislatura dove si passa dalle parole ai fatti. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it.
Riepilogo del fine settimana, della foto del giorno, lo scatto di sabato scorso 3 dicembre era di Massimo Mariselli dal titolo Nuvole e montagne. Lo scatto di ieri invece domenica era di Sabina Bittoni dal titolo Serra sotto il sole. Lo scatto di oggi è di Rossano Morici dal titolo Un fiore di speranza. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, alle foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagini di Senigallia. Le condizioni meteo di martedì 6 dicembre sulle Marche. Giornata perturbata con piogge e rovesci diffusi anche a carattere temporalesco. Durante la giornata la temperatura massima sarà di 13 gradi, la minima di 12. I venti saranno moderati, il mare poco mosso. La farmacia di turno a Senigallia nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 di dicembre è la farmacia Paolucci in via Cavour a Senigallia. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.